Eh già, quel momento purtroppo è arrivato. Da giugno 2021 Google Photo non sarà più il Google Photo che conosciamo e che abbiamo sempre conosciuto. Più nello specifico, che cosa succederà? Da giugno le foto che andremo a caricare andranno ad occupare lo spazio del nostro archivio cloud che è associato all'account di Google. Tutti noi che abbiamo un account di Google, tutti quelli che hanno un account di Google e che quindi hanno uno smartphone Android, sicuramente hanno 15 GB di spazio gratuito. Questi 15 GB vengono utilizzati per Google Drive, per il backup di Android, per il backup di WhatsApp, per un sacco di altre cose, tra cui anche l'archiviazione delle foto. Fino ad oggi caricare foto in formato alta qualità era totalmente gratuito, nel senso che queste foto non andavano ad occupare spazio. Da giugno le foto andranno ad occupare spazio, quindi esauriti i 15 GB gratuiti, se vogliamo andare continuare ad utilizzare Google Foto e effettuare il backup delle nostre foto, dovremo per forza andare ad acquistare dello spazio aggiuntivo. Quindi, fermo restando che comunque Google Foto continuerà ad esistere, probabilmente verrà ancora migliorato e che quindi c'è la possibilità di continuare a utilizzarlo, magari acquistando un piano Google One che hanno dei prezzi assolutamente accessibili. Vediamo con questo video qual è l'alternativa principale a Google Foto per continuare a caricare gratuitamente le proprie foto online senza limitazioni, ovvero Amazon Photos. Vediamo quindi Amazon Photos e cominciamo da una precisazione doverosa. Ho detto che è gratuito caricare le foto e in effetti è così, non bisogna acquistare dello spazio cloud per caricare le foto anche a piena risoluzione, ma per utilizzare Amazon Photos è necessario avere un abbonamento Amazon Prime. Amazon Prime è quel servizio di abbonamento che sblocca tutta una serie di possibilità per gli utenti Amazon pagando 36 euro all'anno. Quindi è gratuito fino ad un certo punto. Si possono caricare foto e video purché rispondano a questi formati. C'è però una precisazione importante: le foto non andranno ad occupare lo spazio, quindi non avrete bisogno di spazio cloud a pagamento, mentre i video andranno ad intaccare quei 5 GB che sono lo spazio gratuito associato all'account di Amazon. Se quindi volete caricare molti video, sarete costretti ad acquistare uno dei piani a pagamento per l'archiviazione di Amazon, che comunque hanno dei prezzi piuttosto interessanti. Altra precisazione: si possono caricare anche foto in formato RAW da diverse case, quindi con diversi contenitori. È importante però sapere questo: se voi caricate un file in formato RAW che viene visto come fotografia, non andrà ad occupare spazio. Se invece caricate un file in formato RAW che non viene visto come un'immagine da Amazon Photos, allora quello andrà ad intaccare il vostro spazio di archiviazione gratuito di Amazon Drive, che sono sempre questi 5 GB. Ci sono anche dei formati che non sono supportati, come le motion photo di Google e le motion photo di Samsung, foto panoramiche, foto lenticolari, foto 3D. L'unico formato che viene supportato sono le live foto di iOS, però le foto non occuperanno spazio, mentre il mini video associato alla foto, per quanto occupi veramente pochissimi kilobyte, in realtà va ad occupare lo spazio di archiviazione, va ad intaccare quei 5 gigabyte. Allora, voglio farvi vedere l'applicazione. Ho sia un iPhone che un Android perché voglio farvi vedere che ci sono alcune piccole differenze. Le funzionalità di base sono le stesse, però su Android c'è un qualcosa in più, nel senso che il sistema è un pochino più aperto e più flessibile, permette per esempio di andare a scegliere un backup automatico per cartelle, cosa che secondo me è estremamente comoda perché nel caso io vado ad escludere o a includere quello che mi interessa, mentre su iOS si fa il backup solo di quello che c'è nel rullino fotografico. Poi un'altra diversità è che nel momento in cui andiamo a scaricare una foto con Android, la foto rimane accessibile all'interno del sistema e viene posizionata nella cartella Picture, e funziona così praticamente su tutti gli Android. Io ho provato con alcuni, è sempre così, e quindi le foto sono accessibili, mentre su iOS la foto, anche quando viene scaricata, rimane sempre comunque all'interno dell'applicazione Amazon Photo. C'è un vantaggio però in Amazon Photo per iOS, che è quello della sicurezza. Infatti, nelle impostazioni possiamo andare ad attivare una richiesta di autenticazione per visualizzare i file nascosti, cosa che invece non si può fare con l'applicazione Android.
Vediamo dunque molto velocemente quali sono le funzionalità, no, di questa applicazione. Avete innanzitutto la possibilità di visualizzare le foto che sono state sottoposte a backup. Una volta visualizzate, sottoposte a backup, potete andare a condividere le foto. Verrà creato un link condivisibile in cui le persone, anche se non hanno un account Amazon, potranno visualizzare l'immagine a risoluzione ridotta e scaricarla però a risoluzione piena. Altrimenti si può scaricare e condividere attraverso app di terze parti. In questo caso la foto verrà scaricata a risoluzione non piena e ricondivisa, quindi non a risoluzione originale. La stessa cosa succede anche se andiamo a fare modifica foto. L'immagine viene scaricata ma non a risoluzione piena, viene modificata e salvata nuovamente non a risoluzione piena, quindi non si può andare ad agire sostanzialmente sull'immagine a formato, in formato originale, e insomma potrebbe essere anche un limite. Poi si possono andare a nascondere alcune foto. Come vi ho detto, su iOS c'è anche la possibilità di inserire una verifica tramite riconoscimento biometrico per sbloccare i foto e video nascosti. Possiamo andare ad attivare una visualizzazione slideshow, una presentazione, e poi possiamo andare a filtrare la visualizzazione delle foto, per video, per persone, luoghi, cose, quindi elementi che compaiono all'interno della foto, e data. È importante però, per poter filtrare, quindi attivare una categorizzazione per gli elementi, andare ad attivare il riconoscimento delle immagini, che è una cosa molto simile a quella che avviene su Google Photo, anche se in maniera meno efficace. Il sistema, l'intelligenza artificiale, analizza ciò che è contenuto nelle immagini e è capace di capire quali sono le persone che sono ricorrenti all'interno delle vostre foto, i luoghi, gli elementi, e poi vi permette di fare una ricerca e un filtro di visualizzazione, oppure proprio una ricerca qua in cui potete andare a cercare per esempio casa e insomma vi farà vedere le foto che contengono una casa, anche se non è precisissimo, devo dire, rispetto a quello che fa Google Photo. C'è ancora spazio per un ulteriore affinamento. Interessante, famiglia è una bacheca condivisa tra voi e eventuali altri 4 membri, oltre al proprietario dell'account Amazon Prime, che potranno usufruire degli stessi vantaggi, quindi foto col caricamento illimitato più 5 GB eventualmente espandibili per i video. Tutte queste persone faranno parte della vostra famiglia e potranno condividere delle foto all'interno della bacheca famiglia, che quindi diverrà un contenitore di famiglia che poi potete sfruttare per esempio per visualizzare una presentazione di foto sull'eco show che avete in cucina, oppure sulla TV con una Fire Stick collegata. Insomma, qualcosa di interessante, ma soprattutto interessante per i vantaggi di archiviazione illimitata che potete condividere anche con altri membri della vostra famiglia. Potete creare degli album dalle foto, basta selezionarle e aggiungerle ad un album. Su Android avete anche gli smart album, quindi direttamente da una cartella, cosa che non si può fare invece con i dispositivi iOS. E niente, insomma, gli album non sono nulla di particolare. Una volta che avete creato l'album, potete visualizzarlo, potete poi scaricarlo anche interamente. Poi nelle impostazioni, qua su altro, avete foto e video nascosti, foto e video del dispositivo, quindi una sorta di galleria che include tutto quello che avete salvato fisicamente all'interno dello smartphone. Impostazioni, qua possiamo gestire il piano di archiviazione, salvataggio automatico con la gestione delle cartelle solo su Android. Ecco, qua sul salvataggio automatico vi faccio notare che non è possibile scegliere la risoluzione di salvataggio, di upload delle foto e dei video, cosa che invece è possibile fare su Google Photo, ed è un po' una pecca perché magari qualcuno vorrebbe risparmiare dei dati o caricare più velocemente, cosa che invece non è possibile fare. Poi c'è la bacheca di famiglia, riconoscimento delle immagini, avete le notifiche per le storie. Ecco, le storie qua non le vedete perché io utilizzo da troppo poco tempo Amazon Photo, ma in realtà ci sono le storie come i ricordi di Google Photo e finiscono lì, insomma non ci sono altre creazioni automatiche. Quali sono le differenze principali con Google Photo? Al di là di un'impostazione grafica estetica in cui si vede che secondo me Google Photo è più ricercata, più curata ed è pensata prima di tutto proprio per l'utilizzo da smartphone, qua ci sono alcune funzionalità in più.
Per esempio, una che io trovo importantissima è quella Libera Spazio sul dispositivo, che vi permette di andare a cancellare automaticamente tutte le foto e i video che sono già stati sottoposti a backup. Poi avete per esempio la possibilità di fare creazioni automatiche, animazioni, collage, filmati, che invece non avvengono su Amazon Photo, e qua sono supportate anche le foto e video sferici e le foto in movimento di Google e di Android, cosa che invece non è supportata su Amazon Photo. E poi avete qualche possibilità in più, qua per esempio avete i ricordi che ci sono anche su Amazon Photo, ma solo per data, non per esempio per viaggio o per avvenimenti particolari, quindi insomma sotto questo punto di vista è un pochino più limitata. Questo è il programma di Windows, ma credo che anche su Mac sia praticamente la stessa cosa. Quello che salta subito all'occhio e che bisogna capire è che non è un programma che vi permette di andare a rivedere, nel vero senso della parola, la raccolta di foto, ma serve più che altro per andare a caricare le immagini. Qui capite anche perché vi dico che Amazon Photos è un servizio pensato in primo luogo per l'archiviazione delle foto. Infatti alcune funzionalità interessanti come il backup, in cui potete andare ad aggiungere una cartella di backup direttamente tra quelle del vostro computer, e la stessa cosa anche per il download: potete scaricare cartelle, potete scaricare album. Nelle impostazioni qualcosa di interessante: tra le varie possibilità di sincronizzazione, quindi attivare una sincronizzazione automatica delle cartelle anche per Amazon Drive, quindi non solo foto, c'è anche per esempio la possibilità di abilitare l'autoconnect per importare tutti i file delle schede di memoria oppure delle periferiche esterne che colleghiamo eventualmente al computer direttamente su Amazon Photos. Ed eventualmente si può anche andare ad attivare un server proxy in maniera manuale. Sempre via desktop, l'altra possibilità è utilizzare il browser. Qua invece sono contenute praticamente le stesse funzionalità che abbiamo visto per gli smartphone, quindi abbiamo l'archivio di famiglia, album, questi sono dei filtri, no? Per album, per persone, per luoghi, abbiamo il cestino, abbiamo la possibilità di visualizzare lo spazio di archiviazione, le applicazioni, insomma, e poi qui possiamo andare a caricare foto, caricare cartelle, creare un album, e nelle impostazioni dell'account abbiamo tante altre cose, come per esempio la possibilità di attivare o disattivare il trova persone, quindi il riconoscimento delle immagini, gestire l'archivio di famiglia, eccetera eccetera. Quindi abbiamo funzionalità abbastanza complete. Entrando su una foto, abbiamo qui la possibilità di andarla a condividere tramite un link di condivisione con il quale le persone possono visualizzare e scaricare la fotografia, inviarla via mail o via Facebook. Tra le possibilità c'è anche quella di andare a modificare la foto, premendo qua la foto viene scaricata. E poi abbiamo a disposizione un tool abbastanza semplice, insomma, per la modifica, dove comunque si possono già fare delle cose interessanti. Da notare però che nel momento in cui andate a salvare la foto non potete scegliere la risoluzione e non sarà mai quella originale, quindi sotto questo punto di vista, insomma, ci sarebbe qualcosa da poter migliorare. Questo a grandi linee Amazon Photos, sta migliorando giorno dopo giorno, tanti bug sono stati risolti negli ultimi mesi, io ho utilizzato ogni tanto l'applicazione Android e ho visto comunque un progresso, un miglioramento, e sono state aggiunte anche alcune funzionalità. Secondo me, con la cessazione del backup illimitato su Google Photo, anche Amazon Photos potrà migliorare, perché Amazon chiaramente coglierà la palla al balzo. Direi che invece per il momento è tutto. In descrizione trovate un articolo con qualche dettaglio in più, tutte le varie funzionalità di Amazon Photos. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, un bel like, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!